Quante volte programmiamo una battuta, una sessione di pesca a distanze importanti da dove noi di solito abitiamo e viviamo, pur sapendo che proprio il fiume, proprio il corso d'acqua a poca distanza da noi, il più familiare per noi, beh, proprio in quel fiume possiamo trovare le prede che andiamo a cercare, che cercheremo di insidiare magari a centinaia di chilometri. Fatto, molto spesso siamo soliti trascurare quelle che sono proprio le acque a noi più vicine, le acque che scorrono nel tratto cittadino. Pur sapendo che spesso proprio questi corsi d'acqua sono in grado di regalarci grandi soddisfazioni, di regalarci momenti di grande divertimento. Bene, Mondo Artificiale questa volta vuole parlare proprio di questo, vuole aprire una pagina, iniziare a sfogliare quella che solitamente viene definita street fishing.
elementi che contraddistinguono lo street fishing non sono di certo pochi, ma di sicuro i tanti piccoli spostamenti fanno proprio di questa caratteristica proprio un trend proprio per questa pesca. Giustissimo Stefano. Adesso abbiamo appena affrontato questo spot sopra la chiusa di Certosa di Pavia, che fortunatamente ci ha fruttato una bella cattura. Sì. Grazie per l'aiuto, per il salvataggio e la salvatura. Adesso andiamo in giù in cerca di gloria. Diciamo che le ore migliori le faremo nella zona bassa, che è diciamo lo spot del canale. Benissimo Daniele, qual è il prossimo spot che andiamo a visitare? Adesso andiamo su un'altra chiusa dove spero di trovare qualche boccalone di taglia. Ok. E poi andremo giù nei vasconi finali a prendere un po' tutto. Benissimo, nel frattempo la luce sta... Sì, sta andando giù. Sta andando giù e il momento buono sta per arrivare. Esatto, ok. Esatto. Eccolo qua, con l'arrivo del tramonto ovviamente, come sapevamo, entravano in attività i predatori. Un luccio e a seguire una coppia di boccaloni veramente belli. Ed ora dove ci hai portato? Adesso siamo diciamo già in centro a Pavia. Questo è downtown street fishing. Questo è vero street fishing. Questo ragazzi. È vero street fishing. Il momento è quello magico del Coupe des Soirs e non perdiamo altro tempo. No, andiamo. Street fishing.
qual è il nostro target e quali sono le specie che possiamo insidiare con questa tecnica assolutamente intrigante come lo street fishing? Beh, in realtà il primo ad essere sorpreso sono proprio io, perché realmente abbiamo potuto impattare e confrontarci con tutti i predatori del piano, nessuno escluso, vero Daniele? Vero, vero. Assolutamente, vero. Siamo passati dal persico reale al boccalone, poi alla sandra e poi al luccio e perché no, cavedani d'Italia assolutamente degna di nota. Insomma, lo street fishing, questo è lo street fishing, la possibilità di confrontarsi, di trascorrere magari due ore prima di andare al lavoro con un universo di pesca assolutamente, assolutamente coinvolgente e divertente. Però entriamo nella tecnica, Daniele, perché okay, la possibilità di poter impattare proprio in specie così, così varie pone alcuni step tecnici. Quale attrezzatura portare con noi? Ok Stefano, iniziamo proprio dalle esche. Qua abbiamo una, diciamo, una selezione di esche che ci servono a coprire tutte le varie tipologie di pesca che facciamo in questo tipo di ambiente. Abbiamo i yardbait, piccoli crank, jerkbait che utilizzeremo per insidiare lucciperca, cavedani e qualche black bass. Poi abbiamo le esche di gomma principalmente per lucciperca e boccaloni. Abbiamo tutte le schine delle ormai famosissime pesche light game, quindi abbiamo tutta gomma molto piccola con tutte le varie tipologie di testine che ci permettono di utilizzarle sia radente al fondo che a mezz'acqua che più vicina alla superficie. Passiamo alle canne e ai mulinelli. Come canne abbiamo scelto le Quantum Exo, che sono una serie dedicata al bass, però abbiamo selezionato queste perché? Perché sono canne che ci permettono di fare più tipologie di pesche. Sono canne leggerissime, molto potenti, che ci aiutano anche, a differenza magari delle tecniche prettamente light game, che prendiamo piccoli predatori e non abbiamo bisogno di forzarli magari da sponde molto alte. Per quanto riguarda i mulinelli, bite casting e spinning, associati naturalmente alle diverse tipologie di canne. Come bite casting abbiamo scelto i Quantum Exo, che ormai sono un must della pesca al bass italiana e non solo. Leggerissimi, potentissimi. Ci permettono di utilizzare anche esche molto piccole e possiamo lanciarle a distanze siderali. Per la serie spinning invece possiamo selezionare, almeno noi abbiamo selezionato lo Smoke e l'Exo sempre di Quantum, che sono lo stesso progetto in due diverse versioni. Sono mulinelli leggerissimi con delle frizioni potentissime. Essi hanno una tale finezza costruttiva che da permetterci di utilizzare anche esche molto piccole con mulinelli di taglie medie. Un dettaglio importante di questi mulinelli è l'archetto in titanio. Può essere appoggiato praticamente su scogliere, su sassi, sul cemento e grazie alla robustezza e alla memoria del materiale costruttivo ritorna sempre nella sua posizione di origine. Per il nostro mondo, per mondo artificiale, si chiude così un altro capitolo, con la consapevolezza, con la certezza che torneremo ben presto a parlare di questa tecnica di pesca assolutamente intrigante ed assolutamente coinvolgente. E magari avremo l'opportunità di invitare Daniele a vivere con noi, con Mondo Artificiale, una nuova esperienza dedicata allo street fishing nella città eterna, all'ombra dei monumenti che contraddistinguono la magica Roma. Alla prossima!